In un mosaico di beni paesaggistici e naturali che caratterizzano il territorio della provincia di Pesaro e Urbino, la riserva naturale statale della Gola del Furlo presenta caratteristiche ambientali uniche e peculiari nel contesto delle aree appenniniche. La spettacolare morfologia che racconta la storia geologica dell'area, la particolare e diversificata vegetazione con emergenze floristiche di grande interesse, i numerosi popolamenti animali con specie di valore naturalistico e uno spaccato di storia con importanti monumenti fanno della Gola del Furlo un sito di grande pregio per naturalisti appassionati, ma anche per turisti alla ricerca di paesaggi suggestivi e tranquilli. Alla riserva del Furlo si arriva agevolmente percorrendo la Nuova Flaminia, con distanze di 50 km da Pesaro, 20 da Urbino e 35 da Fano. La località prende il nome da Forulus, e cioè dalla grande galleria romana aperta nel 76 d.C. dall'imperatore Vespasiano, entro la quale tuttora passa la strada Flaminia. Già nel V secolo a.C. gli Etruschi avevano aperto una prima galleria per permettere il passaggio della strada di collegamento tra le due città di frontiera, Roma e Rimini. Per dare sostegno ai viandanti, i romani costruirono nei pressi della galleria una piccola stazione militare per la sicurezza dei viaggiatori, edificio che sarebbe poi diventato, nel XV secolo, la chiesa di Santa Maria delle Grazie del Furlo. La sua funzione di rifugio per i viaggiatori rimase sempre fondamentale. Ancora oggi si può vedere tra la porta d'ingresso e la finestra a sinistra una pietra con una fenditura, da cui un tempo i viandanti gettavano l'obolo alla Madonna che aveva vegliato su di loro nel punto più pericoloso di tutto il percorso. Appena oltre i confini della riserva sorge l'abbazia di San Vincenzo. L'interno colpisce per la purezza delle linee architettoniche medievali, non alterate da posteriori rimaneggiamenti. Il presbiterio e l'abside si trovano in una posizione molto elevata. Notevole è poi la cripta a tre sezioni, la cui volta è sostenuta da sei colonne, sormontata da capitelli di influenza ravennate. Interessante il complesso simbolismo fatto di bassorilievi con enigmatiche figure antropomorfe e zoomorfe dal carattere primitivo. In prossimità della chiesa abbaziale si trova un lungo muro di contenimento romano, noto come viadotto dell'abbazia. Serviva a mantenere in quota la consolare Flaminia e a proteggerla dalle acque del Candigliano. Una struttura notevole che testimonia l'ampiezza dell'originario terrapieno stradale. Isola biologica del nord delle Marche, riserva statale dal febbraio 2001, la Gola del Furlo è decentrata rispetto alla catena appenninica, da cui dista quasi 20 km, ma anche rispetto alla fascia collinare per via di un'altitudine che sfiora i 1000 metri. Il paesaggio e la morfologia della Gola del Furlo permettono di ricostruire la storia geologica dell'Italia da più di 200 milioni di anni fa. Le sue rocce rappresentano, come un atlante all'aperto, le principali formazioni dell'Appennino Umbro-Marchigiano. Inoltrandoci nel cuore della Gola, ad ogni passo possono corrispondere migliaia di anni. Le sue pareti sono formate dalle rocce più antiche, quelle appartenenti alla formazione del calcare massiccio. Nel Miocene, circa 15 milioni di anni fa, tutta la serie Umbra Marchigiana fu sottoposta a spinte tettoniche, facendo sollevare le formazioni sedimentatesi nell'antico bacino marino, formando un anticlinale, cioè una piega tettonica, in cui gli strati più interni sono i più antichi. Il Candigliano, un affluente del Metauro, ha inciso come un rasoio l'anticlinale, separando le due cime del monte Pietralata e del monte Paganuccio. Passeggiando lungo la via Flaminia si possono ammirare le imponenti pareti subverticali lavorate dal fiume con le tipiche cavità dette nicchie d'erosione. Nelle formazioni rocciose del Giurassico e Cretaceo che si trovano al Furlo sono presenti diversi tipi di fossili.
I più abbondanti rappresentano ciò che resta di un gruppo di animali ora estinti, chiamati ammoniti. Se ne possono ammirare diversi esemplari presso il Centro di Documentazione del Furlo, istituito per promuovere i beni naturalistici e culturali della Golla del Furlo e dei vicini massicci del Catria e Nerone. La struttura è dotata di un ufficio informazioni aperto al pubblico, di un'aula di lezione, percorsi e seminari e di uno spazio espositivo in cui è possibile farsi un'idea delle bellezze naturalistiche presenti nella riserva. I Monti del Furlo, per le loro particolari caratteristiche geomorfologiche, ospitano una flora ampiamente diversificata, derivata dal sovrapporsi di specie appartenenti alle diverse flore che gli alterni mutamenti climatici hanno visto avvicendarsi nelle Marche. Le grandi potenzialità del Furlo stanno proprio nel possedere, in poco spazio, le principali caratteristiche di diversi habitat naturali. In particolare, la Golla Rupestre, in virtù della sua multiformità ambientale, oltre a offrire un paesaggio di stupefacente bellezza, costituisce, dal punto di vista floristico e vegetazionale, il settore più importante e più ricco dell'intero complesso. Oltre 1000 specie crescono e si affollano nella profonda ferita che unisce e divide il Monte Pietralata e il Monte Paganuccio. Fessure e cavità delle rocce, pareti apparentemente nude, balze e pietraie sembrano quasi trasudare vita. I delicati e penduli fiori azzurri della preziosa campanula di Tanfani, i piccoli fiori bianchi a quattro petali della Meringia papulosa, rara specie endemica marchigiana, quelli gialli della Centaurea rupestris e le piccole felci rupicole come la Splenium lepidum adornano ambienti anche impervi. Altrove verdeggiano i cespugli del ranno spinello e i piastroni formati dal ranno spaccasassi. Presso la Grotta del Grano è presente la fumana mediterranea, piccola pianta rara nelle Marche settentrionali, nonché numerose graminacee. Anche i margini delle strade e le scarpate sono ricchi di specie interessanti o rare nella regione, come la fumaria bianca, la Leopoldia tenuiflora, l'Onosma echioides e tante altre. Nella Gola è presente la vite selvatica, molto rara nella regione, e così pure il fico selvatico. Negli alti versanti occidentale e settentrionale del Monte Paganuccio è abbastanza diffusa l'iris graminea, presente in poche altre località della regione. Nei pascoli, presenti quasi esclusivamente sulle parti sommitali dei monti, sono abbondanti piante appartenenti alle famiglie delle ranuncolacee, composite, campanulacee e molte altre. Fra le entità più importanti vanno ricordate le numerose orchidee, fra cui l'Ophrys holoserica e l'Ophrys apifera. Sotto la vetta del Monte Paganuccio si trova l'unico bosco di faggio conservato nell'area della Gola del Furlo. Lo spazio, occupato oggi da questo celebre albero di montagna, giungeva un tempo a coprire tutti gli odierni prati e le vette dell'area. Quel che resta è un bosco stupefacente, il prodotto di epoche passate, quando il clima era più freddo e aveva creato le condizioni perché piante tipicamente montane si trovassero anche a quote più basse. Numerosi invece i settori occupati dalle conifere. I boschi più interessanti si trovano tutti sulla media e alta montagna. Ospitano prevalentemente pino nero, ma sono presenti anche abeti, cedri e cipressi. Immerso in uno di questi boschi di conifere troviamo il rifugio di CAI Fabbri, sede di svolgimento dei corsi dell'università nel bosco. La struttura dispone di aule di lezione, cucina attrezzata, refettorio e camere, il tutto funzionale ad ospitare circa 35 persone. I corsi proposti dall'Università nel Bosco, giunti al 15° anno consecutivo, sviluppano temi di grande attualità per tutti coloro che sono interessati agli aspetti naturalistico-ambientali per fini professionali, di studio e per interesse personale. L'Università nel Bosco rappresenta un'opportunità per approcciare nuove conoscenze, aggiornarsi, specializzarsi,
ma anche un momento di svago e di scambio di esperienze personali tra partecipanti e docenti, immersi per una settimana in un suggestivo e tranquillo ambiente naturale. La presenza di numerose specie di rapaci che utilizzano le pareti della gola per nidificare e i prati sommitali per la caccia accreditano un elevato valore naturalistico alla riserva del Furlo. La specie più importante è indubbiamente l'aquila reale. La sua regolare nidificazione sulle pareti del Monte Paganuccio ne hanno fatto un simbolo per l'area protetta. Le grandi dimensioni, il volo maestoso ed elegante, la fama di abile cacciatore sono caratteristiche che i visitatori del Furlo possono apprezzare con relativa facilità. Nonostante la presenza stabile dell'uomo lungo la gola, l'aquila del Furlo è una delle coppie che nidificano con più regolarità nell'intero territorio del centro Italia. Tra i molti rapaci che abitano le pareti della gola si incontra spesso il falco pellegrino, specie essenzialmente sedentaria. La poiana, una cipitride come l'aquila ma di dimensioni inferiori. Il gheppio, un falconide di piccola taglia ma con una forma slanciata e aerodinamica. Di particolare rilevanza faunistica è l'ambiente fluviale sviluppatosi dopo la costruzione della diga. Le acque del Candigliano furono sbarrate con una diga ad arco tra il 1920 e il 1923, formando un bacino idroelettrico di rara bellezza, modificando però l'habitat naturale dell'invaso. La natura ha faticosamente trovato un nuovo equilibrio, in particolare da quando con l'istituzione della riserva è stato emesso il divieto di pesca. In queste condizioni è stato possibile constatare la permanenza e l'arrivo di bellissime forme di vita legate agli specchi d'acqua. L'airone cenerino è ormai da tempo sedentario e da pochi anni anche nidificante, così come la gallinella d'acqua. Di recente sono approdati al Furlo in modo costante e duraturo alcuni esemplari di airone bianco maggiore, ma anche decine e decine di cormorani che trascorrono qui la stagione invernale. Le sponde del lago si sono coperte di carice, ortica, equiseto, edera e vitalba. Svettano possenti il pioppo nero, il pioppo bianco, con il caratteristico fico selvatico che adorna la via Flaminia. Negli angusti spazi boscati vivono anche un piccolo gruppo di capre selvatiche, riprodottesi da diverse generazioni allo stato brado. All'interno della riserva naturale statale della Gola del Furlo, periodicamente trovano rifugio alcuni esemplari di lupo, attirati forse anche dal gran numero di ungulati presenti. Oltre al diffuso cinghiale, animale gregario, nomade, onnivoro, troviamo il capriolo, il più piccolo cervide esistente, e il daino, maestoso quasi quanto il cervo. La provincia di Pesaro e Urbino, quale ente gestore della riserva naturale statale della Gola del Furlo, vi invita a scoprire i beni e le bellezze naturali dell'area protetta. Attraverso itinerari naturalistici consigliati, un centro informativo aperto al pubblico e iniziative sempre più interessanti, la riserva naturale statale della Gola del Furlo vi aspetta per farvi trascorrere momenti indimenticabili a contatto con una natura unica e sempre diversa.